Ragazzi, finalmente ci siamo. Forse siamo dinanzi alla settimana finale, probabile, o poco più ci manca, perché quarti di finale, siamo ad aprile. Mancano, dunque, oggi ci facciamo andata e ritorno con la Juve più campionato. Poi ci avremo queste tre venerdì. Domenica fino qua. Diciamo no, questa settimana non è l'ultima. La prossima però sicuramente lo sarà, ecco, mettiamola così. In relazione a quello che accadrà, ci giocheremo tutto, non taglierò nulla, non simulerò niente, anche perché ci avete ragione, l'ultima stagione godiamocela. Quindi inizierei dal peggiore della settimana che è stato votato Ferreras e stavolta. Quindi andiamo con... Ci sta? Missione impreviste. Allora, peggiore della settimana, 3-2-1. Sempre presente. Ah, ecco, perfetto. Quindi il destino ha voluto così. Prima della partita con la Juventus, 3-2-1. Nessun imprevisto. Beh, ci ha detto pure bene. Ci ha detto pure bene. Quindi Ferreira sta sempre presente. E io obbedisco. Obbedisco. Grandi variazioni. Non... Però. Makkari is back. Miei cari. Pensavate che fosse finita? E invece no! E invece no! Quindi Makkar dentro, Lazzari dentro. Sì, ma non oggi. E andiamo. Makkar is back. Quindi tutto aprile si deve fare il nostro buon amico Ferreras e poi potremo... Quindi a costo di farlo infortunare, lui è sempre presente. Dunque, la Juve gioca con Diogo Jota, centravanti e Scamacca, trequartista. Guendouzi, vabbè, insomma, poteva andare per... Ma aspettavo una formazione più stupida, invece. Alla fine. Andiamo così. Si Ci fa questa siamo. sfida a distanza È, il da è uno dei 2 km. momenti della Luigi verità. Pardo e Lele Uno Darwin hanno dei un po' più di tempo, profondi. invitano a non cambiare Finirà il niente. nostro Buoni momento ritorni a di tutti voi dal difficoltà Manchester City. abnorme. Quarti di Torneremo finale a della Champions segnare? League. Partita che Ce la promette grandi faremo? emozioni. Sono 8 Scopriamolo minuti. subito, Parata niente. Excelsior Porca miseria. dell'Ajax. Ah, questa. Qui no, Luigi ha non parlato abbiamo bene. Ha scuse. Non provato abbiamo la difesa con lo scuse. sviluppo. Attenzione qui Aia, ancora. mamma mia, Ancora Chiesa. Scamacca. Palla Tenta di ancora. spezzare la Ancora rete, sì, Lazzari. la Lancio rete, la traverso. Ha girato traversa, vicino qui ma non Lazzari. Solo un po' riesce, meno troppo. male. Bellissima, la palla per Riesce ad Anghella. avanzare. Attenzione perché è pericoloso. Ah! Io Riconquista il pallone. spero che Krall possa dimostrare di essere una bella alternativa insino. Ti manca lo scatto Insigne. però, Krall. Bravo, Brunel! Suggerimento interessante nell'area Te avversaria. prego! Ora il giocatore. Niente! Niente, io lo Ancora per sapevo! Biliardo, il pallone in Lo rete. sapevo, lo sapevo! Portiere Con la libero, ancora per Juventus questa si squadra rischia! Vabbè, importante. Però stavolta non lo ha aiutato, deviandogli la palla. sapevamo che centrasso Benedetto tripletto sarebbe Zerbi stato arrivato al semplice, termine quindi... dell'incontro 1-0. Prendiamo Azione in campo, ha atto. parlato molto Vittorino. Gramsci sui giornali nei Apri giorni tutto. scorsi. La notizia che era Bravo! nell'aria è arrivata la conferma da Brunel! parte del diretto interessato. Dunque È si rivelerà veramente. alla fine di questa Ti stagione prego, sicuramente Kral. una decisione non semplice per lui, ma Valverde. grave perdita per Ancora per l'Inter. Kral. Non sarà semplice Ancora trovare un per. sostituto all'altezza. Occhio qui, È tutto Fabrizio Romano che bellissimo, farà niente. lasciare Non il pallone segnano a più. Chi se ne frega, non ce lo metti? Chi è? Centelles. Lo so, hai avuto un incontro ravvicinato con un treno. marcatura. Ti prego, au! Pericolo, palla in gioco. Deviazione determinata. Mannaggia Posto tutto giusto però. per Vabbè, c'è Lazio. solamente una cosa da fare. E È finisce il primo chiaro. tempo Una 1-0 maledizione è alla su di noi. 45. È chiaro, è evidente. Credo sia evidente, arrivato a questo punto, che una maledizione si è abbattuta su di noi e quindi noi abbiamo un solo modo per ovviare ed è quella di rimettere il nostro Makkari, il nostro faraone. Ha bisogno di tornare a segnare per Chiesa rompere la dentro per Lazzari. maledizione. Io sono Quarta certo occhiata, che lui ricerca la rompe. Insigne. Appena rotta, noi torneremo a stravincere come prima. Comunque sappiate che se dovessimo fare il triplet, la Ha colpa è disputato una vostra. buona Che prova nei primi avete 45, fatto sì certamente fra i migliori.
che gli dèi si arrabbiassero con noi per colpa dell'esclusione di Makar. E è quello che ha alterato l'equilibrio cosmico. Adesso chi paga? Paga tutta la squadra. Au, niente. Replay che non farà piacere al tecnico, credo. Io non ho parole, ragazzi. Io non ho parole. Adesso ci vuole veramente un miracolo. Bravo, Makar. Ha molto spazio per andare. Ah, troppo sul portiere. Una palla bellissima. No, la palla di Brunel era incredibile. No, vi prego, vi prego. Ah, è fuori gioco. Il gol di Scamacca, no, cioè, veramente. Il 3-0 di Scamacca è troppo anche per me. È buona? Ma non può essere fuori gioco. Guarda, guarda che roba. Ma guarda che roba. Io non so più che fa. Ritorno da giocare col 4-2-4 per forza. Sbaglia il rinvio qui. Il tentativo di mandarla. Angel. Potevi saltare, Angel. Potevi saltare, Angel. Ti conosce. Ma non importa. Guarda, guarda Abatino, che maledetto. Sale anche Ter Stegen. Allora. Troppo sul portiere. Troppo sul portiere. Che brutta partita. Porca miseria, che brutta partita. Un disastro. Un disastro. Veramente un disastro. È andata malissimo. Malissimo, ragazzi. Malissimo. Allora, ce la metteremo tutta a ritorno. Non siamo riusciti a giocare il nostro calcio, della verità. È un ottimo giocatore. Allora. Paolo, ma ci mancavi te che a Juve, su, far serio. Vai ad Olid. Allora, imprevisto, prepartita. 3-2-1. Nessun imprevisto, meno male. E a questo punto, turnover totale con loro, ma proprio totale, perché io devo avere la squadra al 100% a ritorno. Io a ritorno me la gioco veramente di grande qualità con Nico, Valverde, quindi qui andiamo di panchinari violenti. Portiere Maresca. Terzai va bene, Gonzales, Fernandez, quindi Kral, Fernandez, Paolo, Traoré, Siversen, Sosa lo sa fa? Non lo sa fa. Uno che sa fa la prima punta ce l'abbiamo? Che te devo dire? Metti da Silva. Paolo Rettigno. Lo sai fare, Adama? Lo sai fare? Che cazzarola vuoi allora che dici no, non lo so fa? O sai fa? C'è scritto che lo sai fa, quindi fallo. Ci sarebbe anche Sosa volendo. Lascio portiamo lui. Tanto questa è una partita che proprio se la perdiamo non mi interessa perché... Non stressarti. Continua a lavorare sodo. Allora, Paolo gioca benissimo, dai. Allora, dobbiamo ritornare alla vittoria. Se no, se non si inverte sta rotta è un macello. E con la Juve dovremo inventarci qualcosa. Non so bene cosa, ma qualcosa ci inventeremo. Quindi, intanto prendiamoci questa. Magliette che si confondono poco poi.
Paolo. Bravo Paolo, bella palla per Adama. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Bravo Portillo. Non bravo Portillo. Occhio al contropiede. A Crallo, ma che la Juve no, eh. Giocarla così che la Juve era complicato. Con una nuova maglia. Volevano un esterno in grado di fare tutta la fascia. Da Silva. Per Adama. Quante partite so che non segno, per curiosità, eh. Occhio al pallone in mezzo. Da Silva. Il cost to cost. Salta il difensore. Andà sì, e però se arrivi che non ti reggi più in piedi non corre, famo prima. Sono tutti irriconoscibili, lo vogliamo dire? Ma proprio il nostro gioco è diventato irriconoscibile. Non riesco più a fare la verticalizzazione, non... Niente, il nulla, cosmico. Niente, anche la traversa non ci posso credere. Non... Comunque, anche un pareggio sarebbe oro colato quest'oggi, eh. Ma un salvatore non c'è in panchina. Un salvatore, tipo che ne so, Sousa. Butta dentro Sousa, su. Uno che mi altera sti equilibri. Ormai apparentemente intoccabili. E irrimediabilmente alterati. Sousa. Pier fallo Sousa, bravo Sousa. Batte lui? No, batte Fernandez. Tanto siamo buoni per qui, è inutile. Non ci posso credere, finalmente. Finalmente, Diego, con tutto in mezzo. Bene così. Ci voleva una botta di fortuna. Mannaggia la miseria. Il Gollonzo su punizione. L'unica speranza. Chi ha toccata? Penso pure più di una deviazione, forse. No, una sola. Bene così. Bene così. Incredibile. Bravo Sousa, ha avuto un grande impatto. Si prende il fallo. E gioca con personalità. Troppa, forse. No. Sacral, super partita oggi. Incredibile. Si è pure fatto male a Dama. Che si è fatto male a Dama? Beh, che tanto Ferreras è titolare obbligato, per cui. Riconquistano bene il pallone grazie al pressing. Che mi è piaciuto un sacco Sousa. Lazzari. Devo dire. Si accentra. C'è una folle parte di me che lo vorrebbe titolare con la Juve, ma evitiamo, eh. Non c'è più tempo. Bene. Che si sia rotto l'incantesimo, non lo so. Vediamo. Non ha perso tempo qui, ha cercato subito il cross. Vediamo che succede. Tanto era importante vincere questa. E ricominciare un po' a carburare un minimo in campionato. Che cosa buona è giocata. Abbiamo giocato meglio. Ok. Ma che si sono risparmiati a fa che? Mo' il Valladolid si è risparmiato. Con i primi in classifica. Sì, sicuramente. Allora. Titolari assoluti. Dentro Nico. Una vecchia garanzia. Navarra De Bruyne. No, dobbiamo ipotizzare un attacco a 4. Se si vuole far qualcosa oggi, sì, per forza. Oggi sì. Quindi io direi di uscire da. Cioè, nel senso, adesso faccio l'imprevisto. Nessun imprevisto, meno male. Almeno quello. E andiamo alla partita. Prima di andare alla partita, cambiamo il modulo da qua, così non ci altera niente. 4-2-4, con Navarrete, Sandstrom, Ferreras, Brunel, va bene, quindi attacco a 2. Valverde, Nico, Hernandez, Timber, ok. Istruzioni, Sandstrom, il 6 alle spalle, Brunel, il 6 alle spalle, Navarrete, svaria, Ferreras, svaria. Resta al limite per i cross. Intercettazioni
aggressive, attacco, partecipa, partecipa, sovrapponiti, sovrapponiti. Tocca far così, ragazzi. Super aggressivi, super aggressivi. Se vogliamo una, avere una speranza di non perdere il triplete oggi, super aggressivi. Ragazzi, è il momento della verità, è il momento della verità. Per forza di cose. Anzi, scusate un attimo. Ho fatto... fase della squadra. Anzi, falso 9, lo voglio più basso, Brunel. Decisivo, in semifinale c'è posto solo per una delle due. E vediamo che succede. Famo sto miracolo, su. Perfettamente in corsa per la qualificazione al prossimo turno. Devono fare attenzione a non concedere. Bravo, bravo. Ripartenza degli ospiti, perché prendere gol complicherebbe clamorosamente le loro speranze di rimonta. Dai. Vediamo cosa inventa ora. Dai, dai, dai. Tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta. Porca miseria, dai. Dai, dai, dai. Che la si riprende. Una ripartenza perfetta. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta. Bella la palla di Vittorino. Ho avuto paura sul tiro al volo, ho avuto paura. Visto, però, però forse la vittoria con Valladolid ci ha effettivamente rimesso su un binario buono, eh? Gonzalo Guedes. Ora è più facile. È un po' meno, è un po' meno in salita. È un po' no, bravo Teo. È un po' meno in salita. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. Ma come giallo? Dovrà fare molta attenzione qui. L'adrenalina può fare brutti scherzi in questi casi, Pier. E dovrà controllarsi se non vuole lasciare la propria squadra in inferiorità. Può far male da lì. Non è possibile. Ma tocca la vittoria. Occhio al corner. Fitta rete di passaggio. Guarda, guarda che cazzo allora dell'impallo che ha vinto questo. Mamma mia. Servito Vlasic. No, no, calma. Che porco tutto, però. Clamorosa, davvero, è un intervento come non se ne vedono spesso. È durissima. Pallone interessante in aria. Mia. 24esimo, c'è tempo. Bravo. Oh. Oh, oh, ma perché cazzo non fischia? No, no, non, può, non puoi vincere tutti i fottuti rimpalli. Che cazzo, Rola. Guarda, no, guarda Vittorino, in realtà, ma vabbè. Occhio, intervento brutto. Ma che è? Giallo che potrebbe essere pesante questo per l'inglese. Questo cartellino potrebbe condizionare la sua gara. Angel. Sa che non può più commettere errori ora. No, che brutta roba, che brutta roba, che brutta roba. Vabbè, primo tempo complicato. Primo tempo complicato. Primo tempo complicato. Non so che fare, io. Non so che fa. Giochiamo più alti in difesa. Giochiamo più larghi. Giocatori in aria tutti, angoli tutti, punizioni tutti. Posso fare nient'altro. E per ora andiamo così. Poi metterò un'altra punta. Se butta male andiamo con tre dietro e vediamo. 10 minuti, 55esimo e vado di falchismo pesante. Bravo Vittor. Vai Vittori. Vai Vittori. Ci sta Angel dall'altro lato. No. No.
Ma che cazzarola fa? Ma perché non passa? No, vabbè, ragazzi, io non ci posso credere. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Cerca di bucarla per il compagno. Non è possibile. Non è, avevo trovato un corridoio che manco. Che manco veramente. Boh. Pressing qui. Recupera un gran pallone della metà campo avversaria. Mamma mia. Sì, fermi. Calma. Che è ancora lunga. 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 Lì è stata. La girata è stata a non passarla. Ma sfruttare il movimento dell'attaccante per inserirsi in quel piccolo corridoio. In quel piccolo corridoio. Adesso però teniamola. Mamma mia, comunque. Teo Hernandez, che no! Che giocatore Teo. Gonzalo Guedes. Attenzione, fuori, 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 fuori sta palla, fuori sta palla. Deviazione provvidenziale che evita un gol fatto. Brunner. Tienila lì, bravissimo. Con calma, bravissimi. Uno! Mannaggia tutto! Nico! Nico! Niente! Calma, calma! Hai messo! Non è possibile! Mamma mia, Nico, che partita che sta facendo però! Bravo! Manteniamo le posizioni perché sennò... Bentanino! Bentanino! Alla Newell! Alla Newell! La fa scorrere! La fa scorrere! La fa scorrere! La fa scorrere! Mamma mia! Da tenere. 9 minuti. Io non posso cambiare impostazione tattica, sennò alla fine. Da tenere. Non facciamo l'errore che si fa sempre in questi casi di abbassarsi. Da tenere, ancora più male bisogna farci. Ancora più male. Arca miseria, maledetto. Ancora più male. Mamma mia, come gira palla la Juve. Almada. Controtempo Teo. Mannaggia. Bravo. Brunel. La può portare via. La può portare via. Non ce la fa più Brunel. Vittorino ne ha ancora. No. Attenzione perché è pericoloso. Brunel. Sta in fuorigioco. Brutto disimpegno. Attenzione. Ah. È finita. Oh. È finita. Sono qualificati per il prossimo. Mamma mia che fatica. Io spero che sia finito il momento della difficoltà con sta partita, perché è veramente una follia, eh. Una follia. Mamma mia. Che recupero. Mamma mia. Comunque, la fiducia è stata garantita da quel gol in apertura di Navarrete. Sempre lui che ci salva la vita. Sempre lui, incredibile. Allora. Il miracolo è avvenuto. Noi adesso siamo 17 punti avanti e a disposizione ce ne sono 21. Quindi teoricamente... Con chi siamo andati? No? Vabbè, lo vado a vedere al calendario, eh. Con Liverpool. In semifinale. Mamma mia.
Ci aspetta una domenica di fuoco, ragazzi. Domenica di fuoco, eh. Perché venerdì, campionato, campionato, coppa. Domenica, Champions, coppa, Champions. Sì, Champions, campionato, Champions. E settimana prossima chiudiamo. Quindi, speriamo bene. Salvo di corsa, ragazzi. Alla prossima. L'abbiamo scampata.